Taki taki. Bello, 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 bravo, bravo. Complimenti, bravo, bravo. Michele Watt, bravo, bravo, bravo. C'è Schiello su Radio DJ. Buonasera, ciao a tutti. È tutto surreale questo. È no? Incredibile. Oddio. Allora, C'è Schiello è molto molto famoso per una parte della popolazione italiana che, sì, che è comunque è bella forte e soprattutto grazie al matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez. Cioè tu lì hai proprio raggiunto il massimo di popolarità, sei nato da un matrimonio tu. Esatto, è nato un secondo figlio dopo secondo il matrimonio. Figlio di Chiara e Fedez sei tu, in arte C'è Schiello, live from Barletta. Esatto, nato città a Barletta. Famosa per Supreme Barletta. Esatto. La versione fake di Supreme. Ti piace? Io questa? La metto, certo. Ok, allora C'è Schiello, a un certo punto hai visto arrivare tanti followers, Fedez che ovviamente è tuo amico, e tra l'altro sottolineiamo, tu non ci lavori assieme. No, no, no. Siamo grandi amici, ho lavorato con lui anni fa, però adesso okay, solo okay, grandi amici. Grandi amici, lui ti tagga, tu fai lo show, ad un certo punto vi siete detti, oh, oh, sai che c'è? Sai che qua c'è? I numeri sono incredibili. I numeri sono belli, lo show time c'è, proviamoci. Proviamoci, certo. E quindi comunque oggi celebriamo questo lancio della tua carriera da showman qui su Radio DJ. Esatto. Però noi pensavamo, ok, showman oggi cosa vuol dire? Ok, c'hai followers, va bene, hai gli amici celebrities, ovviamente magari Fedez che è uno che ha da sempre un ottimo occhio dal punto di vista dello scouting. Certo. Però devi dimostrare, C'è Schiello. Certo, devi avere contenuto, cosa che C'è Schiello non fa fatica, perché tanti mi dicono, ma tu fai spettacolo, arrivi a un certo punto che per forza dovete fare spettacolo. No, ti lo sbagli. Lo spettacolo è dentro. Io sono uno spettacolo. Hey, what's up? E quindi noi pensavamo, impostiamola tipo talent show, no? Tipo okay, talent. Tu a X Factor ci sarai stato con Fede. Sì, sono volta, stato ospite. Questa volta sei sul palco. Sei sul palco di un talent show che dura solo oggi, solo adesso. Su quel palco devi dimostrare che sei un, cioè sei pronto a fare lo show vero. Per fare lo show, se pensi tipo ai musical di Broadway, quindi sapere un po' cantare, avere un po' l'idea di cantare, non saper cantare che è un'altra storia. Esatto. Cioè lanciare lo show anche della canzone, recitare, cioè un musical. Sei pronto a fare il musical di C'è Schiello? Ci proviamo. Cominciamo dal C'è Schiello cantante. Esatto. Cominciamo dalla hit che è già virale su soprattutto su Instagram, già gira da parecchio tempo. Chiamasi Specchia e Ricotta. Ladies and gentlemen, no, mai avrei pensato di presentare su Radio DJ una canzone che si chiama Specchia e Ricotta. Sono due strofe. Sono due strofe, versione unplugged, canta C'è Schiello. Momenti incredibili, vai. Non ci sono ravioli con il marchio Supreme, perché Giovanni li sa far molto bene. Ne vuoi ancora un po'? Specchia e ricotta, anche no. Nel pomeriggio sei dolce abbastanza, Dio che tortello su voli Lufthansa. Ne vuoi ancora un po'? Specchia e ricotta, anche no. Wow, cioè, lasciamo bene d'occhio. Cioè, è emozionato. Io direi, come in tutti i talent show, se ci sei pronto? Sì, sì. Aspetta. Apriamo il televoto. Yeah. Apriamo il televoto. Apriamo il televoto. Vota Vota C'è Schiello. Cioè, vota C'è Schiello al 347. Con la K, mi raccomando. Con la K, certo. Al 347-342-5220. Vota C'è Schiello se vuoi. C'è Schiello cantante. Se vuoi C'è Schiello cantante e se vuoi anche il regalo, la maglietta di Specchia e Ricotta. Certo. Però dopo la canzone, adesso mettiamo una canzone così prendi fiato perché come esatto, tutti i cantanti sei provato. Dopo la canzone proviamo il C'è Schiello attore. Perché potrebbe sì, piacere più quello che quello cantante. Anche. Però attore cosa potresti fare? Cosa potresti recitare? Ma io sono un checco zalone un po' ignorante. Perché no, io però persona... adesso arriviamo anche alla prova di stand-up comedian. Da attore ti voglio far recitare qualcosa di forte. Sai cosa? Ora, durante la canzone, tu pensi ad una poesia per Chiara Ferragni e Fedez e la reciti alla radio. Ci okay, sei? Ok, ci sto, dai. Vai. Non vedo l'ora. Secondo te Fedez ci sta ascoltando con quale faccia soprattutto? Cosa sta pensando in questo momento? Sta cancellando momento? Il mio numero, mi blocca. End of story. C'è Tedua su Radio DJ. Vai Mario. Hai fatto anche tu il cazzotto nel Luna Park? Sì, io l'ho fatto, però con la testa a differenza degli altri. Ah, ecco, capito, è lì, cioè, che si vede esatto, lo spessore. Con la testa. Il contenuto, con sì, la testa. In tanti stanno scrivendo al 347-342-5220 che vorrebbero C'è Schiello al proprio matrimonio come special
special guest. Ormai ti sei lanciato. Però so che, allora non so se accetterai il tuo booking, accetterà richieste di comparsate ai matrimoni, però so che hai una data. Sì, ho una data che ho chiuso il 20 ottobre all'incirca, tra il 20 ottobre e fine ottobre, dove sarò a Bolzano. Sì, pazzesco. E seguitemi su social, come non posso dirla ancora. Ah, è un club segreto. È un club segreto, però club. Chi mi segue sui social può già sapere. Può già sapere che entro fine mese c'è qualcosa. C'è schiello, c'è. È piaciuta la tua versione di quella che poi è una della canzone che Fedez ha sì, dedicato a Chiara. Esatto. Però ti vorrebbero vedere anche in versione attore prima di decidere. Ok, questo è un talent show. Al volo così, versione al attore. Volo così, abbiamo stampato una delle parti recitative più importanti di sempre, cioè il Titanic. Mandiamo una base, vediamo il Ceschiello attore. Aperto il televoto per Ceschiello attore, vai. Ehi, Rose, adesso siamo soli sulla ringhiera. Reggiti. Reggiti. Tieni gli occhi chiusi, ti fidi di me? Sì, mi fido di te. Cade. Ci sta, è un po' Gomorra. Va bene, ora apri gli occhi. Arridaglie. Sto volando, Jack. Oddio, dove vai? Stai qua. No, allora voglio dire a chi ci sta ascoltando che ha recitato davvero. No, non leggeva, gli abbiamo dato il copione e non leggeva. Questo è un attore, cioè apriamo il televoto Ceschiello attore. Allora, se vuoi Ceschiello cantante, scrivi Ceschiello. Se vuoi Ceschiello attore, da oggi in poi 347-342-5220, scrivi. Scrive Ceschiello attore. Ah, certo, mi piace la creatività, a volte che. No, il meglio è essere basic. Esatto, gente, basic. Siamo nell'epoca basic, in cui gente comune al potere. Sì, ci credi a questa cosa? Io ci credo. Ok, perfetto. Semplicità, naturalezza. Simpatia. Brindisi. Soprattutto aneddoti. Sboccia. Aneddoti. Contenuti. Tu ne hai tantissimi. E sì, i tuoi aneddoti però, naturali, non costruiti. Esatto, cioè storie vere. Storie vere. Come quella volta che hai fatto. Cosa hai fatto con quella ragazza di non ricordo dove? Una delle mie prime storie in Puglia, a Barletta. Dove dopo aver mangiato spaghetti e salsiccia e due banane, ai tempi correvo ancora, poi adesso sono diventato un po', sai. Ma no, ormai ti trovo abbastanza. Sì, sono a dieta. Ah, ok, perché tu sei nutrizionista. Sì, o comunque sono... navighi nel mondo della nutrizione, no? Certo, no, però seguo un'alimentazione corretta, no, diciamo, in questo ultimo periodo. Nutrizionista? No. Vabbè, comunque, tra il dire e il fare, conosco questa ragazza che mi ha fatto impazzire. Mi ha chiesto una sigaretta in perizoma. Aia. E è nato l'amore. Ah, è nato subito così? Sì, un amore istantaneo. Dal 15 agosto al 18. Ah, beh, tre giorni. Tre giorni intensi. Tre day. Chi segue Fedez, quindi milioni di persone, questa storia la sa già. E questa esatto, è la cosa bella. Sputtanato ovunque. Totalmente. Sì, totalmente di nascosto. Vabbè, tuoi aneddoti, però, ce li teniamo dopo la prossima canzone. Nella prova definitiva, quello da stand-up comedian. Cioè, okay. Abbiamo il Ceschiello cantante, Ceschiello attore. Chiudiamo con Ceschiello stand-up comedian. Dopo il pezzo di Gucci Mane. Poi c'è Bruno Mars, Terrone. Che dici? Terrone alla grande. Cioè tu sei di Barletta ma a Milano. Sì, ho sempre vissuto a Milano. Però sei un terrone. Sì, il sangue è terrone. Cioè noi che siamo terroni, sì, ce lo possiamo dire. Cioè è liberatorio, esatto, no? Tra terrone si può dire. Sei un cazzo di terrone. Sì, dillo a me, dillo a me. Sono fiero, sei dillo un terrone di merda. Allora, Ceschiello cantante piace. Sì. Ceschiello attore va bene. Va bene. Mi dicono troppo serio, però ovviamente hai recitato una parte seria. Come tutti gli attori, esatto, l'hai fatto in maniera seria. Ora c'è quello che racconta. Perché tu sei, come abbiamo visto, come migliaia di persone vedono sulle stories, sei quello che in una cena racconta. Racconta le proprie esperienze di vita. C'è bisogno dell'alcol, lo capisci? Cioè, nel senso, c'è bisogno un po' di quella cosa. Alla radio è diverso, no? Per essere un po' disinibito. Però, per esempio, c'è quella storia con quella ragazza, quell'altra. Ah sì, questa ragazza è stata un'esperienza incredibile. Ha lasciato il segno ovunque. Incontrastato? Sì, sì. Ah bello, abbiamo la musica da musical. Hey, live from Broadway. Niente. Ladies and gentlemen, we got Ceschiello in the house tonight. Vai, sei sul palco, da solo a Broadway. Conosco questa ragazza, facciamo una cena insieme. Mi dice Ceschiello,
mi accompagni a casa? Va bene. Abbiamo bevuto, diciamo, quanto basta, cioè tanto. Arriviamo sotto casa sua e lei abita in una zona pedonale. Okay. Non posso dire dov'è, ma c'è una chiesa. Io la saluto, gli dico: guarda, sono stanchissimo, sono ubriaco, vado a casa. A un certo punto mi arriva uno schiaffo che pensavo che fosse qualcuno da fuori la macchina che mi stava picchiando, non so per quale motivo, magari la macchina non poteva star lì. E così invece era lei che mi dice: ma che uomo sei? Mi lasci così? Oddio. Quindi ti ha picchiato per la virilità mancata. Esatto, per portare. Dove è ambientato? A Milano questa Milano. Pazzesco, sì, una frazione di Milano, un pelo fuori. Quindi lo schiaffo è dal retro, cioè tu ti eri girato. Spiega bene il momento schiaffo. Allora, io lato guida, lei a fianco a me. Ah, in macchina lo schiaffo. Sì, bello, sì, bello. Schiaffone, ma che uomo sei? E io ho fatto così col braccio a quel punto. E qui guarda, stoppa tutto. Ma che uomo sei? Il nuovo film di Ceschiello. E vai! Yeah. Ci sta, no? Ci sta. Ci sta. Dobbiamo salutarci, ma per finire, cioè prima di chiudere il televoto, credo che abbiamo il tempo anche di aprire la parentesi, perché per essere una star, no? Ok, cantante, sì. Ok, attore, stand up comedian, però ci vuole anche un po' di privato. Il tuo privato. Apriamo un po' il privato. Su che tipo di privato vuoi? Cioè, se sei pronto, esci da Radio DJ, diventi una star, grazie anche poi a tutto il lavoro che fai e che farai nei prossimi mesi. Però dobbiamo aprire i tuoi DM di Instagram a random e leggerli alla radio per un minuto. Oddio. What's up? Rischio. Te la rischi? Sì, perderò tanta figa, però rischio. Ok. Allora mettiamo una canzone e poi testiamo anche la parte gossip e poi chiudiamo il televoto. E c'è Schiello e all over the world. Oh, vai. Hey Russian, ponle. Russian.